Credo che siamo andati in tutte e due le direzioni, perché ci sono uno, due, tre giovani, un po' più giovani, e due un po' più esperti che hanno fatto questa categoria già da diversi anni. Alessandro è, diciamo che è il papà di tutti di questi ragazzi. Dal punto di vista dei giovani, credo che abbiamo preso il meglio di quelli che prospetticamente arriveranno a fare i calciatori d'alto livello, perché qui a fianco ho Sottil che è un 99 e a fianco ancora c'è Bettella che è un 99 pure lui, che sono due ottimi profili, credo forse, senza forse, tra i migliori che ci sono nel nostro paese, tutte e due nell'ambito della nazionale. È arrivato un giovane che non conoscete, ma che comunque il nostro scout ha ritenuto essere un buon profilo, che è Bellini. E poi sono arrivati appunto Pinto e Alessandro, che per Alessandro è un ritorno. Noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché ripeto, abbiamo preso quello che ci serviva. Volevamo sul mercato prendere anche una punta centrale che ci potesse spostare gli equilibri, ma le punte centrali che possono spostare gli equilibri ne erano due o tre e come sapete sono rimasti dove erano. Quindi non capisco il motivo di queste critiche, perché è chiaro che se avessi visto uno come Ciofani, uno come Melchiorri, uno come Ceravolo andare in un'altra squadra di B l'avrei potuto capire. Siccome questo non è successo, credo che siano critiche strumentali. Sono un po' polemico stamattina come al solito, non solo stamattina. Faccio fatica a credere a chi scrive che non vengono allo stadio perché non abbiamo preso la punta, perché fino adesso non sono venuti uguali quelli che non volevano venire. Quindi, come al solito, ringrazio quelli che ci sono sempre vicini. Poi quegli altri arriveranno quando questi ragazzi faranno ancora meglio. Di là di Bellini, che era già venuto, per tutti e quattro credo che hanno dimostrato, proprio perché la squadra è una squadra competitiva, di avere le palle e noi dobbiamo avere i giocatori che hanno gli attributi. Perché ci sono stati diversi ragazzi che hanno alzato bandiera bianca dicendo che non venivano a Pescara perché non avrebbero trovato spazio.